C'è una specie di buco, una sorta di caverna. Allora, cerchiamo della legna. Olè! Bella, ora costruiamo un caminetto. Cool. Abbiamo il nostro camino, come non detto. Inizierei a preparare la tenda e tutto qua. Belle le pigne, bruciano un sacco. Qua ci stanno quelli un po' più piccoli, sempre più grandi, fino ad arrivare a questo pezzo. Bella, abbiamo un bel po' di legna. Non credo faccia così freddo stasera, però non ho un sacco a pelo, quindi più tardi vi faccio vedere cosa mi sono portato dietro per cercare di dormire comodo e domani mattina scopriremo se ha funzionato o no. Vediamo un po'. Perfetto. Forse così è anche meglio, che almeno non c'è quel cratere lì. Ora facciamo asciugare la tenda. Intanto Claire continua a portare su della legna. Brava. Allora facciamo asciugare la tenda e poi la montiamo. Dai, sembra abbastanza solida, non c'è nemmeno così tanto vento. Come materassini abbiamo questo, della Forclaz Ultra Compact, e questo invece che è sempre Forclaz ma un po' meno comodo. C'è pure scritto che si gonfia da solo. Questo sembra più comodo, e lo è, ma non si gonfia da solo. Qua è tutto pronto, montato la tenda, gonfiato i materassini, questa è la situazione.
Secondo me non farà freddo, siamo abbastanza protetti qua, però da sta vallata entra il vento e viene a sbattere un po' qua sulla tenda, però poco male. Andiamo a vedere un po' i dintorni di questa collina montagna, dai. Direi di esplorare un po' questa vallata di qua. Vediamo cosa c'è. Una casetta abbandonata. Andiamo a vedere. Là dovrebbe esserci il Caposole, come dicevo c'è il tempio di Poseidone. Mi è appena venuto in mente che io e un mio amico un bel giorno siamo partiti da Atene e abbiamo iniziato a camminare direzione Caposole. Ci abbiamo messo 3 giorni, con calma ce la siamo presa, 20 km al giorno, dormivamo appunto su montagne di questo genere. Nel tornare era domenica mattina, tipo le 7-8 del mattino, così a caso decidiamo di mettere il pollice, chiedere l'autostop. La prima macchina si ferma e ci carica. E alla fine siamo tornati indietro, boh, massimo 40 minuti, nemmeno un'ora, a vedere tutta la strada che ci eravamo fatti a piedi. Right. Siamo tornati al campo, ci sarà ancora un'oretta buona di luce, quindi ci prepariamo per andare lassù e vedere il tramonto insieme.
sono passate attraverso. Non so cosa abbiate visto del tramonto, ma siamo stati investiti dalle nuvole. Bellissimo. Quel vento, va. Torniamo alla tenda, ci sta venendo anche fame. Magari tra un po' accendiamo pure il fuoco. Tenda. Secondo me il posto dove l'abbiamo messa dovrebbe tenere un pochino di vento, però sicuro lo sentiremo stanotte. Allora, visto che non ho il sacco a pelo, ho questa roba qua, che è tipo una piastra che arriva fino a 50 gradi. Devo semplicemente aprirla e lasciarla in un posto per 20 minuti. In più, Claire mi ha prestato questo pigiama giraffa completo. Dovrebbe andare bene, dovrebbe sostituire il sacco a pelo. Comunque, vediamo un po' come funziona ste robe. Ora lo lascio qua, 20 minuti a 20 gradi, e poi vi faccio sapere. Direi che è giunta l'ora di accendere il fuoco, magari cucinare qualcosa, dai. Allora, qua abbiamo mais, carote, del riso e un po' di frutta. Qua è tutto pronto. Vai? Vai. E voilà, abbiamo il fuoco. Tanto che sta roba si cucina, vi faccio vedere. Ho appiccicato sta roba qua, questa piastra. È caldissima, raga. Non so se sono 50 gradi, ma tiene bello caldo. C'è scritto che dura 12 ore. Allora, raga, il riso è sicuramente pronto. Metto sti due video
viewers. Vabbè, e li metto qua sulla brace. Questi terribili. Bella raga, sono le 7, abbiamo finito adesso di mangiare, qua c'è il fuoco. Adesso ci rilassiamo un po'. Andiamo ad esplorare. Appena te ne vai lontano dal fuoco, inizia a fare un freddo cane. E in più c'è un vento assurdo qua su. Non si vede niente. Siamo circondati dalle nuvole. Torno indietro. Si sta decisamente meglio vicino al fuoco. Bella raga, si sono fatte le 9. Ora andiamo in tenda. Inizia anche a far freschetto, quindi mi metto gli altri strati che ho portato. Andiamo. Oltre a questo pigiama e giraffa, c'è questa qua che Claire ha portato direttamente dal Kenya. Una coperta Masai. Mi ci avvilupperò dentro come un kebab. Bella raga. Sono dentro alla giraffa, vari strati, in più la coperta Masai dal Kenya. Buonanotte.